qua. Ok, ciao ragazzi, bentornati, grazie infinite di essere qui, spero stiate bene. Io mi sono preso un bel periodo di vacanze, quindi appena tornato da Taranto ci occuperemo di una PlayStation, una 5500 che deve essere modcippata. Chiudo la porta, nel frattempo deve essere modcippata e bisogna cambiare il BIOS. Perché? Perché ricordiamo sempre che le console giapponesi hanno un doppio sistema di sicurezza. Questa sarà la procedura di installazione del modchip registrata per intero, non ci saranno tagli, quindi spero di non dire castronerie o scemenze varie, e direi di iniziare. Il caldo qui è sopportabile, ho staccato il ventilatore così che non ci siano strani rumori di fondo. Questa PlayStation funziona perfettamente, infatti sarà in vendita non ho, appena finito questo processo di installazione del modchip. È in eccellenti condizioni estetiche, questi pulsanti devono essere sbiancati, non è un problema, appunto, che comunque con un po' di perossido di idrogeno e luce solare, cosa che non manca nel mio paese, il problema si risolve. Rimuoviamo l'unità ottica. È una 5500, quindi significa che il BIOS chip sta al centro. Di conseguenza, dovremo rimuovere temporaneamente la schermatura saldata sulla motherboard. Alimentatore europeo, l'ho cambiato io. Funziona e messa veramente molto molto bene. Vedete? Il BIOS chip sta qui, ma se non rimuovo prima questo, non posso fare nulla. Tempo scaldo e saldatore, così ci mettiamo subito al lavoro. Potrei allontanarmi dalla registrazione perché devo consegnare un pacco ad un corriere. Sapete, i masterizzatori Yamaha li ho venduti, per chi stesse seguendo le mie attività sui social o su Telegram sa che appunto sto svendendo un po' di robe. Ok, dunque abbiamo la console, anzi abbiamo la scheda madre, dobbiamo rimuovere questa schermatura che sta qui e rimuovere anche il BIOS, perché il BIOS sappiamo che è giapponese. Quindi ci avviciniamo un pochino. Cominceremo a aggiungere stagno qui. Se il mio saldatore ce la fa, ma penso di sì. Avanti, ok, poi qui. Piano perché qua siamo in una zona altamente sensibile, Edo RAM e processore. Un consiglio, rimettete poi la schermatura metallica perché serve per dissipare il calore della intera motherboard e soprattutto per evitare disturbi durante l'avvio o comunque durante l'accensione della console. Non discutete mai quello che hanno fatto gli ingegneri della Sony, sono tutte cose altamente studiate e preparate. Ok, manca l'ultimo punto.
Questa qua. Piano piano, con calma. Controllo nel frattempo il microfono perché voglio vedere se la batteria è carica. Ok. Eccola qua. La 5500 devo dire che è una bellissima revisione di console, forse la migliore, perché abbiamo lo stesso, la stessa tipologia hardware della 1200, ma concentrata poi su chip diversi. Migliorata, stesso DAC, potete notare qui, ASAICA 6, 4309. L'unica cosa che appunto mi fa pensare che questa sia una 5500 revisione 2, oserei dire quasi PU20, cioè quasi SCPH 7000, è questo. Noi abbiamo di solito tre chip, solo che questo qui, il CXD2545, si trova per lo più sulle 7000. Questo è il processore digitale del suono, o comunque il CD DSP, che si occupa praticamente di controllare l'ottica. Questo è il microprocessore dell'ottica. Poi abbiamo il processore sonoro e poi abbiamo il CD-XA decoder. E questa è la fast RAM del lettore ottico. Il buffer RAM, ecco, per essere più corretti. È davvero fatta bene. Vedrò di rimuovere questo stagno in eccesso perché poi dovrò rimettere la schermatura. Mi chiedevo, se io metto il BIOS europeo, suppongo dovrò cambiare anche questo, il quarzo. Piuttosto che metterlo da 53.69, dovrò metterlo da 53,23, se non ricordo male. Dovrei averne comunque parecchi di questi quarzi. Quelli che mi mancano sono i quarzi giapponesi, non quelli europei. Così la frequenza va automaticamente a PAL, giusto per europeizzarla, se vogliamo dire così. Ci dovrebbe essere la resistenza di assegnazione della regione, però potete notare che manca dove c'è scritto DEX, GUEG, quindi Japanese, United States, Europe. G non lo so cosa potrebbe essere, non ne ho proprio idea, però è interessante. Manca comunque la resistenza a ferrite. Dunque, quindi dobbiamo rimuovere prima lo stagno in eccesso che abbiamo messo qui. Rimuovere la placcatura metallica. Sarò un saldatore più grosso perché mi è più facile rimuovere l'eccesso. Se ce la fa. Sì. Siamo? Sto avendo un po' di difficoltà questo saldatore. Sai che dovrò cambiarlo. Infatti prenderò probabilmente un quick. Oppure potrebbe essere un problema di flussante. Ok, facciamo così. Bagniamo la trecciola con il flussante. E così, insomma, siamo più tranquilli. Vediamo se ci sono dei cambiamenti, penso di sì. Non so perché non sta riuscendo a catturare bene lo stagno. Ecco, ora ci siamo. Ok, mi sa che adesso ha raggiunto la temperatura saldatore. Ok, e qua. Ecco, sì, non avevo raggiunto la temperatura. C'è bisogno che lo prendiamo tutto, eh? Solo una parte. Però sì, bagnare la trecciola con il flussante è una ottima, ottima idea. Un buon modo di rimuovere lo stagno più velocemente. Scusate un attimo, vedo se sta registrando, perché può capitare che
faccia delle registrazioni a vuoto, una cosa che mi sta capitando spesso, ma non perché è colpa del programma o della videocamera, è colpa mia. Facciamo attenzione, c'è una sezione sensibile. Metterò un Mayumi 4.0, lo programmerò in giapponese e cambierò il BIOS, anzi il BIOS mi sa che lo cambierò subito, perché è la cosa più facile da fare. Vi faccio vedere anche come si fa, tanto non ci vuole niente. Ok, metterò un BIOS di una 7000 o comunque di una 7502 che combacia con lo stile del menu giapponese, cioè il menu blu. Ok, ora vi farò vedere, userò dei cotton fioc speciali che mi sono arrivati dalla Cina, anche se sono un po' più piccoli del dovuto, ovvero dei cotton fioc di spugna. Li ho desiderati da tanto, però cioè sono troppo piccoli. Sono troppo piccoli, ci sono rimasto malissimo. Tuttavia fanno il loro dovere egregiamente. Non lasciano pelucchi, ma si sfaldano. Io penso sia dovuto sempre alla zona di pulizia interessata, o forse anche a quanto uno sfrega. Devo rimuovere tutto il flussante vecchio. Ok, anche qua c'è un po' di sporcizia barra flussante vecchio qui. Bene, andiamo avanti. Gente che scorrazza felice e allegra con lo scooter, ecco, questo è il problema. Vedete come si sfalda, e quindi sono obbligato poi a buttarlo. Che fregatura. Non mi sono costati niente, però pensavo fossero decisamente più grandi. Era quello che volevo. Ma va bene così. Ok, mi pare di aver rimosso il flussante o quantomeno la sporcizia dal circuito. Ok, dunque, adesso dobbiamo preparare un BIOS europeo. E io dovrei avere il BIOS chip qui. Allora, il BIOS è questo innanzitutto. BIOS ROM PlayStation. Ecco, vedete quanti ne ho, faccio vedere. Ne ho parecchi. Tutti per la stragrande maggioranza europei. Basterà prenderne uno appunto europeo. Questo mi serve una 1200. Ovviamente con lo stesso numero di pin. Vediamo, questo è un po' incollato. Questo potrebbe andare. Il punto è che non so che che tipo di BIOS è, cioè di quale console, questo è il problema, dovevo etichettarli prima. Siccome ne cerco uno in particolare, quindi sapete che facciamo? Ne dissaldo uno da una PS1 esistente, buonanotte. Tanto ce l'ho qua. Allora, andiamo a prendere una scheda madre di una più compatibile. Qua manca. Che è strano, qui manca più 18. Yes, però più 18 significa menu della 1200 e non è quello che voglio. Andiamo a prendere qualcos'altro. Yes, più 22. Ok,
questo. Allora, prima di saldiamo quello giapponese, ci sono diversi modi per dissaldarlo. Io combinerò la stazione d'aria calda con il saldatore, metterò un po' di stagno così da rinfrescare tutta la zona. Non vi preoccupate se si formano dei ponti, va bene lo stesso. Ok, bene, metterò un po' di flussante. Scusate, inquadratura. Mettiamo un po' di flussante sui pin, non tanto, perché lo stagno, se è di buona qualità, mantiene ancora il suo flussante. Usiamo un ugello non troppo grande, ok, 350 gradi va più che bene, secondo me. Regoliamo il flusso d'aria e armiamoci di pinze. Queste vanno più che bene. Ok, e rimuoviamo il BIOS chip. Piano piano, con calma. Fatto, una bellezza. È stato facile, no? Aspettiamo che si raffreddi. 2 secondi. Io nel frattempo mi preparo il BIOS chip europeo. Se si deforma sotto è normale. Basta premere non eccessivamente sulla scheda, aspettare che si raffreddi e prenderà di nuovo le sue sembianze. Ok, prendiamo il BIOS europeo. Stesso ragionamento, anzi no, facciamo con un metodo diverso, vediamo qual è quello più veloce e sicuro, e l'altro. Aggiungo sempre stagno per ponticellare i pin e quindi rimuoverli poi tutti insieme. Qua non si riesce perché devo ogni volta muoversi da una parte all'altra del package dell'integrato, però in teoria con i chip quelli più piccoli funziona questo metodo, è la prima volta che lo sperimento. Vedo che un po' si sta muovendo, eh? E infatti sì, funzionato alla grande. Mi sa che questo è il metodo più veloce. Ok, va bene, fantastico, fantastico. Ovviamente dobbiamo preparare il chip, quindi dobbiamo pulire prima le piazzole, rimuovere tutto questo stagno in eccesso, insomma la solita procedura.
aggiungiamo un altro po' di flussante qui. Ovviamente poi prima di saldare il mochip la devo provare, se no non ha minimamente senso. Sì. Bene. Puliamo. Quindi sono belli puliti, sistemati. Il lavoro è fatto bene, è fatto molto bene. Ok, ora dobbiamo ripulire il BIOS chip, che è questo. Aggiungo un po' di flussante al chip e una trecciola ci aiuterà, insomma, a togliere lo stagno in eccesso. Così. Ecco fatto. Non deve essere perfetto perché poi correggeremo tutto quando salderemo il chip. Comunque è una procedura molto molto semplice. Piano, vedete tutti i ponti stanno andando via. Ok, bene. Chip è pressoché pulito. Attenzione a come si salda, quindi l'orientamento. Nel caso vi sbagliaste, vi faccio vedere come fare. Fatemi pulire un attimo il BIOS chip. Ok. Ora, vedete qua c'è scritto 1 e qua c'è un cerchietto. Questo indica l'orientamento del pin 1, quindi va saldato così. Va bene? Semplice, semplice. Ok, mettiamo un po' di flussante. Non troppo, eh? Sto una punta. Ho detto prima che a rimuovere lo stagno non deve essere fatto in maniera perfetta, appunto perché poi dovremmo passare lo stagno. Siccome di stagno ne abbiamo messo a sufficienza, in teoria dovrebbe saldarsi già così. Tengo fermo un pin del BIOS se riesco. Ecco fatto. Così il chip non si muove più. E poi si ripassa con il saldatore a punta più grossa, così. E voilà. Ci è voluto niente. Fatto. È stato facile, no? Controlliamo che non ci siano pin non saldati.
No, mi pare che siano saltati tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 32. Ok, è andata. Abbiamo messo un BIOS europeo. Ora la colleghiamo all'unità di alimentazione e al lettore ottico. E dobbiamo assicurarci che legga i giochi giapponesi. Tu dirai, ma scusami Damiano, così cosa hai concluso mettendo il BIOS europeo? Le console giapponesi, come ho detto prima, hanno un doppio sistema di protezione. Il doppio sistema di protezione dovrebbe stare sul BIOS. Il coprocessore ha una masked ROM, quindi un programma che non è accessibile o quantomeno è racchiuso nell'integrato e comprende anche la licenza con la quale è sposato, married. La console. Quindi che significa? Che noi mettendo un BIOS europeo e il coprocessore giapponese avremmo la possibilità di leggere i giochi giapponesi, però sfruttando un solo sistema di protezione, o almeno l'idea è quella. C'è un pin che non mi piace. Mi stai sbagliando qualcosa? No, è perfetto. Sono andato molto bene. Ora non voglio complimentarmi da solo per il mio operato, però a me sembra saldato molto bene. Ok, fatto. Dunque, prendiamo la motherboard, cioè la console. Cerchiamo di assemblare il minimo indispensabile per farla accendere. Uno, due. Laser. Mettiamo il cavo AV video e l'alimentazione, che mi servirà ovviamente per testare l'accensione della console. Ok. Facciamo un po' di ordine, se possibile. Queste prese per qui. Ok, accendiamo e vediamo che succede. Vediamo se abbiamo lo startup. Yes. Abbiamo lo startup europeo. Ora leggerà i giochi giapponesi. Un disco e blocchiamo il sensore. Ok, sta leggendo. Partito, suppongo. Sì, è partito. Quindi in teoria se noi mettiamo il mod chip giapponese dovrebbe funzionare. Ma se non dovesse funzionare cambio anche il coprocessore e buonanotte. Comunque va. Ok. Passiamo alla fase successiva, programmare il mod chip. La mia combinazione preferita è 12F629. Va bene, mamma, grazie. La mia combinazione preferita sono 12F629 e l'X-Geco. Mai ho avuto problemi, mai. Quindi i chip ce li ho. Passiamo a programmarli. Ora vedrò di fare un po' di spazio. C'è un po' di disordine, lo so, non mi dite nulla, sono una persona caotica. Allora, prendiamo il computer, ce l'ho qua. E vediamo un po'. Sto cominciando a sudare, quindi si vede che il ventilatore sta diventando una cosa
prettamente necessarie. Io ce l'ho con tutte le persone che amano l'estate, non so come fate voi, ma secondo me siete bestie di Satana, detto ovviamente con ironia, però come cazzo fai, a sopportare il caldo, il sudore, la necessità di bere sempre acqua. Ora questo diventa un video, uno sfogo contro l'estate. Allora, dai, XJQ è collegato. Fatemi preparare. Ecco fatto. Questa ripresa non è affatto male. Vediamo se ho qua i file X. Documenti, PlayStation, Modchip X, PSX Modchip Pack, Mayumi 4.0. Eccolo qua, 12F629. Scusate un attimo, rimuovo la chat e mi si apre un'altra finestra ancora. Ma perché Windows è stupido? Allora, ok, abbiamo l'ex. Ok, noi dobbiamo programmare per NTSCJ, quindi questo ci serve. Vabbè, che male che vada, si può riscrivere. Il punto qual è? Che se sbaglio e trancio i piedini non posso più programmarlo, mi viene difficile. Devo provare a comprare il 12F629 in package SMD, perché in questo caso sono in package DIP, quindi per le schede through hole, le schede forate. Allora, banda alle ciance, apriamo il programma di gestione del programmatore, quindi XJQ o XG Pro. Ok, dunque, prendiamo un chip nuovo di pacca, questi li ho comprati dalla Cina. Bah, vediamo un po'. PIC 12F629, select, read. Allora, il chip va messo in questa posizione. Così. Ok, vediamo se dà errore, cose varie. No, non dà errore. Proviamo ad aprire il file X. Chip pack, Mayumi 4.0, 12F629. NTSCJ, ok. Proviamo programming. Fatto. Facciamo un verify. Verify finished, non mi dà errori, quindi in teoria il chip è programmato. Va bene. Bene, bene, bene. Questo non mi serve più. Ok. La scheda madre. Dovremmo saldarlo in questo punto, dove praticamente sta il servo, BTL driver, il coprocessore. Pensavo di metterlo qui. Sì, non sarebbe affatto male. Dobbiamo prima piegare i pin, non li voglio troncare questa volta, perché voglio essere sicuro che appunto siano compatibili con, cioè che funziona tutto con la console. Prima vedo di raddrizzare i pin, così. Attenzione a dove si preme, non voglio danneggiare il chip. In teoria ci siamo. Ora usiamo un po' di nastro biadesivo, quello che sembra gel. E direi che posso iniziare. Prendo l'exacto knife. Tagliamone un pezzo, perché con le forbici non riesco, non lo so per quale. Aia! Questo è proprio taglientissimo, infatti mi sono tagliato. Bravo. Bravo pizzarrone, come direbbe la mia ragazza.
Ok. Mi servirebbe una cutting board. Che questa proprio la sto bucando. Vedete qua c'è il taglio del mount chip, cioè dell'exacto knife. Ora, il problema è spellare, questa è la parte che più odio in assoluto. Il problema è spellare la parte rossa. La metto in questo punto perché non ci sono saldature, sono solo piste. Ok. Molta gentilezza, vedo di sollevare la parte rossa se riesco. Oh. Ah, che cazzo, questa è la parte che veramente tollero meno. Che non si toglie, non si toglie. Cioè il biadesivo funziona alla grande, ma... non vuole saperne di spellarsi sto coso, eh? Cosa del genere. Yes. Oh. Oppure mettiamolo così, forse è meglio. Ok, ora micro saldatore, mettiamo dello stagno sui pin. Fatto. Ora possiamo iniziare con la massa, che è la parte più semplice. La massa la possiamo saldare qua volendo. Fatemi prendere un cavo. C'è il cavo autospellante, tronchesina. Passiamo nella pasta saldante. Ok. Ok. Scortichiamolo un pochino. Mi sa che viene meglio col saldatore, tanto è autospellante, quindi... pinze, le pinze, le pinze, Damiano, devi usare le pinze. Se non vi convince la saldatura, la forma che ha preso, ecco il punto in cui avete saldato, aggiungete un po' di flussante, ma giusto poco, eh. Ok. Direi che questa parte è andata. Ok, allora vediamo quali sono gli altri pin da saldare. Io lo schema non me lo ricordo, della 5502 non ne ho fatte proprio tantissimissime. Allora, dunque
documenti, PlayStation, Modchip X, Mayumi, Schematics più 22 più 23, no, questa è una più 18. Quindi qua Modchip Pack, Mayumi, install è una 55, eccola qui. Perfetto, ho i pin su dove saldare il chip. Allora, partiamo, pin 1. Il pin 1 va saldato, vi faccio vedere subito. Pin 1 va saldato, aspetta un attimo, qui va saldato, qui ok, prendiamo il cavo. Abbiamo un po' di stagno, pinze. Fatto. Magari qua aggiungiamo un po' meno stagno. Comunque, 1 e 8 andati. Ora, pin 2. Il pin 2 va saldato qua, sì. Il mio consiglio qua è di usare cavi sottili, perché le piazzole vanno via come niente. Una volta mi sono visto un Modchip PS1 saldato con i cavi per collegare le casse acustiche, non vi dico il disastro poi ripristinare le piazzole. Okay. E questo è il pin 2 che va qua. Ok. Spello sempre la punta. Pinze. Ehi, dai. Andato anche il pin 2. Pin 3. Il pin 3 va collegato qua. Ok. Casi il microsaldatore è una manna dal cielo, che con il saldatore a punta grossa sti lavori per me erano un parto, cioè riuscivo, ma il cavo si spellava facilmente, veramente un casino. Ok, questo è il 3, lo mettiamo qui, spelliamo anche questo. Intanto l'installazione sta andando molto molto sgaggia, cioè molto veloce. Un po' di stagno qui.
Bene, è andato il 4. Il 4 va saldato qui. Non spegnerti computer, non spegnerti, mi servi. Sta andando molto molto veloce a saldare il chip, non so come sia possibile, di solito ci metto un po' di più, ma qua sta andando proprio spedito. Ho parlato troppo presto? No. Anche se il cavo si è spallato un po' più del dovuto, fortunatamente il cavo l'ho fatto un po' più lungo per evitare questa situazione qui. Perfetto. Ok. Quindi mancano 5, 6 e 7. Abbiamo finito. Allora, 5. Il 5 va saldato. Qui. Ok. Giro qua, va benissimo. Spegniamo il cavo. Di riposizionarlo. Ok. Bene, il 5 è saldato. Ora dobbiamo saldare il 6. Il 6 è dove c'è il coprocessore, precisamente questo punto. Questo ta 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 ta. Sì, questo. Ok. Cioè, mi manca solo un cavo, ho finito. Questo consiglio di saldarlo direttamente così, oppure gli facciamo un'altra curva così, sì, forse esteticamente andrebbe così. Allora spegniamo il cavo. Di stagno. Un pochino più in basso. Sì, potrebbe andare. Una punta di stagno solo così.
Ok. Manca solo il 7. Abbiamo finito. Il 7 va collegato qui. Allora, piano piano. Penso sia stata l'installazione più rapida che abbia mai fatto. Ok. Spegniamo il cavo. Bene. Abbiamo finito. Ultima parte. Andato. Installato. Ci è voluto niente. E le connessioni sembrano tutte buone. Cioè, mi permetterei quasi di provarla subito così. Però aspetta un attimo, non vorrei che esplodesse troppo, quindi metterò un panno sotto così. Ok. Cioè è fatta, è stato facilissimo, bisogna vedere se funziona. Che finché è facile va bene, poi se funziona o no è un altro discorso. Allora, di accendersi si accende. Ok. Vediamo se impazzisce il servo dell'ottica. Ok, buon segno. L'ottica va in funzione, ok. Proviamo prima un gioco giapponese. E vediamo che succede. Partito, quello giapponese senza problemi. Bene. Adesso proviamo un gioco masterizzato. Vediamo che succede. Più che sufficiente questo. Partite il gioco masterizzato giapponese. Molto bene. Un gioco europeo e abbiamo finito, ragazzi. Cioè l'installazione è andata liscia come l'olio. Forse. Prova del 9. È partita, forse? Sì! È andata, ragazzi, è andata. La console legge tutto. Quindi cambiando il BIOS e programmando il Mayumi in versione giapponese, la console legge veramente tutto. Abbiamo rimosso praticamente il doppio controllo della protezione. È andata al primo colpo. Non so se sentite, ma sta girando senza problemi. Ultima cosa da provare, non meno importante, i giochi con il sistema anti-mod chip. Il Mayumi l'ho installato apposta per questo. E allora, un gioco con un sistema anti-mod chip. Vediamo un po'. Akongawa. Akongawa, se crasha lo vediamo subito. Anche se il gioco è originale. Ok. Partito. Ok, ci siamo quasi.
Sì, è partito. Non c'è stato nessun luogo di divieto. Quindi significa che la console è modchippata e va alla grande. Vedete come si muove l'ottica? Se fosse andato in crash la console sarebbe rimasto in un punto fermo del settore. Sì, Sony Computer Entertainment Inc. Presents. Faccio vedere, non mento. Non so cosa cazzo abbia fatto, ma mannaggia questa telecamera. È partito. Oh ragazzi, qui la console è bella che è pronta. Quindi, perfetto. Scusate ragazzi, spero mi sentiate. Sì, si è spenta la telecamera, colpa mia. Comunque, la console è andata, è monchippata, va alla grande. Il video si conclude qua. Ci sentiamo alla prossima. Grazie infinite per la vostra attenzione. Se avete domande o proposte da fare, sono a vostra completa disposizione. Un saluto e un abbraccio. Buona estate, per quello che posso avere. Sì, infatti, sto andando a mangiare. Ciao ciao. Tempismo perfetto. Niente, il video era troppo perfetto per essere vero. Mi sono dimenticato del cambio del quarzo, ve lo faccio vedere in pochissimo. Tanto ho finito anche di mangiare, non ci vuole niente. Allora, noi dobbiamo cambiare il quarzo della frequenza GPU, che è impostato su, faccio vedere, 53,69 MHz. Useremo un quarzo da 53,29 MHz. Se lo trovo dovrei averlo qua. 53,20, scusate. Questo dobbiamo mettere noi. Non è difficile, vi faccio vedere. Però serve necessariamente una stazione d'aria calda. Questo è un componente puramente SMD. Non si può cambiare con saldatore. Non è possibile. Allora, dunque, come si fa? Aggiungiamo un po' di flussante, un bel po' di flussante qui. Armiamo di pinze. Cominciamo a rimuovere il quarzo. Ecco fatto. Qualcuno magari dirà, ma non è che il quarzo del processore? No. Perché il quarzo del processore nella più 18 sta sotto ed è da 67,737 MHz, che poi viene dimezzato a 33,8688 MHz. Siamo quasi. Bene, fatto, abbiamo finito. E ci è voluto niente. Aspettiamo che si raffreddi un secondo. Ho un caldo veramente atroce, non si può stare, eh? Non si può veramente stare, è una cosa pazzesca quest'estate. Fatto, aspettiamo che si raffreddi un pochino. Ripeto, non è stato per niente difficile. Ok, proviamo un po'. Qua basterà soltanto collegare alla console, minimo indispensabile, all'alimentazione e al video. Se la console si accende nel mio monitor, in questo caso appariranno i colori, significa che la console è diventata europea. E infatti adesso si vede a colori, quindi la console è diventata totalmente europea, anche con il quarzo. Vedete? Faccio vedere cosa intendo. Il mio monitor, l'ho anche scritto, è solo NTSC, ok? Quindi se io eseguo qualcosa in questo monitor che sia NTSC, si vede in bianco e in nero. In questo caso, avendo messo il quarzo PAL,
si vede a colori. Quindi adesso sì, ho concluso. Adesso posso davvero augurarvi una buona giornata. Alla prossima. Ciao ciao. Scusatemi ancora.